C'è sempre una grande emozione quando ricorre questo appuntamento. Quest'anno, con un termine abusato in inglese che non tanto mi piace, location, quest'anno siamo in una location nuova, in Piazzetta Dante, nel cuore della città. Ogni anno Casalano si presenta in un posto, in un punto nuovo della città, perché questa stagione parte all'insegna del coinvolgimento importante e totale di tutta la città di Casalano. Presentazione ufficiale del Casalano, della Virtus Casalano 2010-2011. Io vorrei ricordare che qui, in questa piazzetta, stasera si possono sottoscrivere gli abbonamenti. È importante dirlo subito perché, come vi ho appena detto, partiamo, si parte con una speranza di un grande coinvolgimento popolare di tutta la città attorno a questo progetto. E ricordo a tutti gli innamorati del Casalano, ricordo a tutti gli innamorati del Casalano che conviene abbonarsi perché si risparmia quasi il 50% sui costi dei biglietti al botteghino. Un'altra notizia che più o meno tutti già sapete, anche lo store ufficiale del Casalano, del Virtus Casalano, ha cambiato location e dallo stadio si è trasferito proprio in Via Dante, dove si trovano tutti gli articoli che riguardano l'amore per il rosso azzurro. Prima vorrei, con le mani impegnate, vorrei fare un applauso a tutti coloro i quali sono intervenuti. Pienissima questa piazzetta, ci dispiace per i posti in piedi, ma significa che l'amore e l'emozione non muoiono mai. Grazie a nome della Virtus. Allora partiamo. Portieri. Viene da Matera, Serie B, nato a Napoli, classe 91, Gennaro D'Angelo. Gennaro D'Angelo. Viene dal settore giovanile, nato a Gardina, classe 93, Michele Lazzoli. Confermato tra i pali rosso-azzurri, nato a Casalano, classe 80, Alessandro Leo Pizzi. Andiamo con la difesa. Settore giovanile provenienza, nato a Casalano classe 92, Mattia Caputo. Proviene dalla Pro Vercelli, campionato di C2 seconda divisione. Nato a Campi Salentina, classe 80, militato anche nella SPA dell'Andria, Giovanni De Toma. Proviene dalla Turris, è nato a Napoli, classe 91, Paolo Melgarne.
Franca Villa Fontana e Nato Galattina, classe 80, un ritorno perché faceva parte del Casalano già nella stagione 2003-2004 ed è un difensore con l'indizio del gol. Andrea Paglialunga! Non è presente per un attacco di più. Dal San Marino, seconda divisione, nato a Cagli, classe 1981, ha giocato nell'Ancona in Serie D, Federico Tappani. Eccolo qua, Federico Tappani. La lista dei difensori si chiude con un elemento che vi presentiamo di nuovo perché non lo conosce nessuno qui a Casalano. Lui è invitato in volta anche la fascia di capitano e si chiama Antonio Calabro. Confermato, nato a Misceni, 1981, Alessandro Bonaffini. Eccolo qui Bonaffini. Anche lui confermato, nato a Lecce nel 74, ha giurato che non porterà il bastone quando entrerà in campo. Fabrizio Caracciolo! Grande Fabrizio! Francesco Mignogna.